Benvenuti alla puntata numero 36 di Motor News. In questa puntata vedremo un importante servizio per quanto riguarda la sicurezza, con un accordo fatto da BMW Group con l'Università Luis Guido Carli di Roma, dove si toccheranno diversi aspetti della sicurezza per quanto riguarda l'educazione dei ragazzi, con un testimonial di eccezione come Alex Anardi. Vedremo anche un modello particolare di Fiat Panda, il Bigfoot, che è stato recentemente presentato, e in più la nostra consueta impressione di guida, questa volta con la Kia Ceed che abbiamo guidato insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci. Ma cominciamo subito con la puntata, con una notizia di una nuova macchina da competizione, la Volkswagen Polo VRC, che parteciperà al VRC 2013, ovvero il campionato mondiale rally. La Volkswagen Polo VRC è il frutto di un lavoro di sviluppo durato 17 mesi, a partire dalla vettura di serie. La versione da corsa che vedete in queste foto è dotata del motore 4 cilindri 1.6 turbo intercooler da 315 cavalli e 425 Nm di coppia. Il pacchetto è completato dalla trazione integrale, il cambio sequenziale a 6 rapporti e cerchi da 18 pollici per l'asfalto e da 17 pollici per lo sterrato. Al volante ci saranno i francesi Sébastien Ogier con il suo navigatore Julien Ingrassia ed i finlandesi Jari Matti Latvala e Mika Anttila, che sono due importanti piloti del Mondiale di Rally con diverse corse che hanno già vinto nelle loro carriere. La prima gara prevista è il Rally di Monte Carlo, che si terrà dal 17 al 20 gennaio 2013. E ora voltiamo pagina, ma rimaniamo in una casa automobilistica tedesca, dalla Volkswagen passiamo alla BMW. Con questo importante accordo con l'Università Guido Carli, l'Università Luis Guido Carli di Roma, e parlano in questo prossimo servizio Pierluigi Celli, che è il direttore generale dell'Università Luis Guido Carli di Roma, e Massimiliano De Silvestri, amministratore delegato di BMW Roma. Vediamo. L'Università Luis Guido Carli è un'università all'avanguardia che adesso è pronta a guidare in sicurezza i propri ragazzi. Ma dunque, i ragazzi hanno tutti in genere la passione per i motori e quindi l'idea di insegnargli come si guida al meglio, non solo per ragioni di sicurezza, ma anche per cominciare a governare se stessi quando si è alla guida e quindi a governare sistemi che sono anche complessi, credo che sia una parte del processo formativo che un'università dovrebbe perseguire. Noi abbiamo avuto degli incidenti abbastanza seri anche di ragazzi all'università, abbiamo avuto anche dei morti negli anni passati e credo che questo debba mettere tutti noi nelle condizioni di esercitare responsabilità significative, offrire ai ragazzi attraverso la BMW la possibilità di imparare a guidare bene, a dominare non solo la meccanica ma anche la propria voglia di correre, mettendoli in sicurezza, credo che sia un obiettivo che noi dovevamo in qualche modo raggiungere e che la BMW ci sta aiutando a raggiungere. I ragazzi hanno preso con enorme entusiasmo questa informazione, questa notizia, e avrete un partner d'eccezione come Alex Zanardi a spingere e a promuovere con voi questa iniziativa. Sì, Alex è una persona assolutamente straordinaria, uno che le cose le ha provate, le ha vissute e quindi è in grado non solo di trasmettere, ma di trasmetterle con molta convinzione e con una capacità comunicativa straordinaria. È stato qui anche altre volte, ha già parlato con i nostri ragazzi recentemente, un'assemblea assolutamente affollata e entusiasta. Noi crediamo che il suo esempio possa essere di aiuto ai nostri studenti per quello che dovranno fare, per come dovranno farlo e soprattutto per le cose che dovranno imparare a guidare. Ma poi anche la vita è un sistema che va guidato e quindi imparare anche a guidare la vita può essere utile attraverso la strumentazione, attraverso la macchina, attraverso quant'altro gli viene offerto in queste condizioni. La scuola di sicurezza. BMW Roma, partner dell'Università Luis Guido Carli in un'iniziativa che vede la sicurezza dei giovani in primo piano. Siamo assolutamente orgogliosi come BMW Roma di essere parte di questa partnership con una
eccellenza istituzionale come l'Università Luis Guido Carli di Roma, ed è una partnership che si declinerà in due fasi. Nella prima fase verranno invitati gli studenti iscritti al primo e al secondo anno a partecipare ad un corso di guida sicura promosso dalla nostra BMW Group Italia Driving Academy presso l'autodromo di Vallelunga il prossimo marzo. E questo è molto importante, il concetto della sicurezza stradale che viene costantemente promosso da BMW Italia da anni. La seconda fase della partnership si estrinseca con l'erogazione poi di una borsa di studio, sempre nel corso dell'anno 2013, ad uno studente dell'Ateneo che si sia particolarmente contraddistinto per dei meriti scolastici. Quindi guidare sicuri e divertirsi guidando sicuri. Assolutamente sì, il nostro motto è piacere di guidare, i nostri brand, i brand del gruppo BMW, tutti i brand del gruppo BMW assicurano sicuramente la passione dei nostri clienti e potenziali clienti, ma è una passione motoristica che dal nostro punto di vista va moderata dalla responsabilità, quindi dall'educazione stradale. BMW Roma sarà partner dell'Università anche in altre iniziative per promuovere e continuare a sensibilizzare i ragazzi al di là dell'iniziativa che si chiude con il corso di guida. Assolutamente sì, noi siamo partner istituzionali, ormai ce lo auguriamo, dell'Università Luis, diciamo partner della mobilità, e ci piacerebbe anche regalare a tutti gli studenti della Luis un'esperienza di guida e di prova dei nostri prodotti della gamma BMW e Mini, e quindi è una partnership che ci auguriamo possa assolutamente continuare.